Quest'oggi due personaggi sullo sfondo della grande storia italiana dell'Ottocento. Emilio Pallavicini di Priola, l'ufficiale a capo delle operazioni contro il brigantaggio, e Carmine Crocco, il capobanda più celebre nelle campagne meridionali, subito dopo l'Unità d'Italia. Nella guerra degli anni 60 dell'Ottocento rappresentarono due interpretazioni e due visioni opposte dell'incontro tra mezzogiorno e unificazione. Ma Pallavicini fu davvero un eroe dell'appena nato esercito italiano? E Carmine Crocco fu un bandito oppure un rivoluzionario? A queste domande ha dato una risposta, una sua interpretazione, il professore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Salerno, Carmine Pinto, con il suo intervento, qui proposto integralmente, tenuto a Napoli durante Lezioni di Storia Festival il 29 febbraio scorso. Subito dopo la sigla. Come Chiara Ceccarelli ha detto qualche minuto fa, parleremo della guerra di brigantaggio. L'obiettivo di questo incontro è il racconto di uno degli ultimi conflitti della storia del Mezzogiorno italiano, ma in realtà lo faremo attraverso due protagonisti, forse quelli che all'epoca furono i due combattenti più famosi della guerra di brigantaggio. Il primo era un aristocratico genovese, si chiamava Emilio Pallavicini di Priola, era un alto ufficiale italiano e fu il principale attore della controinsurrezione, cioè della distruzione militare e politica del brigantaggio militare post-unitario. Il secondo si chiamava Carmine Crocco, oggi diventato molto celebre, e fu in quel decennio il capobanda, e cioè l'animatore, ispiratore, organizzatore, guida militare e politica più famoso del brigantaggio politico meridionale. Noi e loro, l'obiettivo, la linea, la chiave interpretativa di questo festival è il racconto di come questi due uomini rappresentano due visioni opposte, due interpretazioni opposte, due forme opposte dell'incontro tra il Mezzogiorno e l'unificazione italiana. Però facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire, cerchiamo di raccontare, anche se sarà necessario farlo con poche parole, con poche battute, il palcoscenico, il contesto storico dove questi due uomini, Emilio Pallavicini di Priola e Carmine Crocco, in un qualche modo incontrarono la grande storia e ne diventarono protagonisti. Il palcoscenico, il contesto, è quella che fu la prima guerra italiana e l'ultima guerra del Mezzogiorno. La guerra di brigantaggio fu il primo conflitto armato che lo Stato italiano, che lo Stato unitario, combatté dopo la sua fondazione, dopo la sua istituzione, nel marzo del 1861. Ma allo stesso tempo la guerra di brigantaggio fu anche l'ultimo conflitto armato tra meridionali, o se preferite tra napoletani, perché quello che noi oggi chiamiamo Mezzogiorno, come è noto, all'epoca veniva definito, il termine che si usava era le province napoletane, la parola Mezzogiorno ha preso quota lentamente, proprio durante la guerra di brigantaggio, ma è diventata molto popolare qualche decennio dopo. E quindi il contesto è questo. La guerra di brigantaggio fu, nello stesso momento, la prima guerra italiana e l'ultima guerra meridionale. Perché fu l'ultima guerra meridionale? Il Mezzogiorno d'Italia, circa 60-70 anni prima, ma le radici erano più antiche, era stato coinvolto dal conflitto più importante della modernità. Le guerre iniziate con la rivoluzione in America e soprattutto con la grande rivoluzione in Francia, il coinvolgimento della penisola italiana nei conflitti tra la Repubblica Francese e le coalizioni che furono formate contro di essa, e poi soprattutto il grande progetto imperiale napoleonico che Bonaparte cercò di estendere a buona parte, che Bonaparte cercò di spendere a larga, a larghissimi territori europei, e che fece proprio della penisola italiana e del Mezzogiorno d'Italia uno dei territori privilegiati di sperimentazione politica, istituzionale e di rottura sociale. In questi 30 anni in cui il Mezzogiorno incontrò la guerra e la rivoluzione, guerra e rivoluzione cambiarono la storia meridionale. Innanzitutto perché determinarono la frattura sociale più importante della nostra storia, cioè la fine del feudalesimo.
In secondo luogo perché sperimentarono tutte le forme di organizzazione dello Stato. Tra il 1798 e il 1821, nel Mezzogiorno si sperimentò la Repubblica Radicale filofrancese, la monarchia napoleonide, la monarchia paneuropea napoleonide di Giuseppe Bonaparte di Gioacchino Murat, e poi la monarchia costituzionale del 1820. Ma si sperimentarono anche tre restaurazioni assolutiste, una sanfedista nel 1799, una all'insegna dell'amalgama, della pacificazione nel 1815 e una anticostituzionale nel 1821. Ricostruire tutte queste storie ci porterebbe molto lontano e non possiamo farlo oggi. Quello che mi interessa proporvi, quello che mi interessa raccontare, è che questo grande processo di sperimentazione politica determinò la fine del feudalesimo, la formazione di nuovi blocchi sociali ed economici nelle province napoletane, un lungo, largo e intenso processo di politicizzazione del Mezzogiorno d'Italia e la formazione di progetti politici alternativi, e cioè di forme diverse all'interno del Mezzogiorno stesso di interpretare l'organizzazione dello Stato, di rappresentare la visione della società e di intendere l'organizzazione stessa del potere. Tutta questa complessa, complicata, lunga articolazione di politicizzazione dei gruppi sociali determinò l'apertura della questione nazionale napoletana, e cioè di un conflitto permanente, un conflitto civile permanente che durò circa mezzo secolo, tra visioni opposte dello Stato, della società e della sovranità monarchica. Per circa mezzo secolo liberalismo e assolutismo, borbonismo politico e liberalismo filo italiano dopo il 1848 frammentarono lo Stato napoletano e posero sistematicamente all'ordine del giorno la necessità di una negoziazione, di una mediazione tra il blocco liberale napoletano e la monarchia borbonica. Questa fu la grande questione nazionale napoletana che non fu risolta, perché questo conflitto civile, a differenza che in altri territori dell'Europa monarchica o del Piemonte Sabaudo, non fu risolto da una negoziazione. Non avvenne una pacificazione del conflitto civile napoletano che poteva rendere possibile un accordo tra la monarchia legittima e l'opposizione politica napoletana e la larga e importante opposizione politica liberale autonomista siciliana che progressivamente interpretò nella fine della monarchia napoletana l'affermazione dei propri progetti politici. Questo fu il lungo conflitto civile che spaccò il regno tra il 1815 e il 1860 e che fu risolto dalla questione nazionale italiana, e cioè dall'assorbimento del grande problema, la mediazione, la negoziazione di quote di potere attraverso una carta scritta che aveva contrapposto la monarchia e i suoi partigiani al liberalismo politico napoletano, al liberalismo autonomista siciliano, all'interno della costruzione del grande Stato nazionale italiano. Le motivazioni furono molto chiare. Il liberalismo napoletano e i gruppi politici siciliani, più volte sconfitti, dopo aver subito tre grandi repressioni di massa, quella del 99, quella del 21 e quella del 49, caso unico nella storia del liberalismo europeo, si convinsero che l'unico modo per affermare i propri interessi, le proprie idee, le proprie ambizioni era risolverle all'interno del progetto nazionale italiano. E a sua volta il progetto nazionale italiano assorbì i movimenti liberali di tutti gli antichi stati della penisola e quelli più radicali, napoletani e siciliani, come momento ultimo della realizzazione della nazione. Questo processo giunse a conclusione dopo che il conte di Cavour aveva modificato l'equilibrio politico della penisola nel 1859 e raggiunse il suo acme quando la spedizione garibaldina giunse in Sicilia, fu sostenuta dalla mobilitazione di larga e larghissima parte dell'aristocrazia e dei gruppi politici, degli ambienti popolari, dei settori sociali più significativi dell'isola, e determinò il collasso del regno napoletano, la concezione della Costituzione e la crisi finale del regno delle due Sicilie. Nel giro di poche settimane Garibaldi, con il sostegno di tutti i gruppi politici siciliani, aveva determinato il collasso del dispositivo militare borbonico in Sicilia. Nel giro di poco più di un mese lo stesso Garibaldi risalì la Calabria e poi il Salernitano, giungendo fino a Napoli, ancora una volta preceduto da un collasso pressoché completo dei comandi militari borbonici.
Poche settimane dopo, il plebiscito determinò, esattamente come era successo negli altri antichi stati italiani e come succederà poi nel Veneto e nel Lazio, la legittimazione politica dell'ingresso delle province meridionali nel nuovo Stato. La storia a questo punto sarebbe finita, e molte volte questa storia, nelle cronache risorgimentali, si conclude così. Si conclude con il 1861 e con la formazione del nuovo Stato. In realtà non fu così. In realtà una parte importante del regno meridionale si strinse intorno al re, intorno a Francesco II, formò un blocco politico e militare e decise di resistere all'unificazione italiana. Il re tentò prima di farlo attraverso una guerra regolare, raccogliendo il suo esercito di operazioni sul Volturno, e poi, dopo la sconfitta dell'esercito borbonico, chiudendosi nella fortezza di Gaeta. Infine, una volta decisa anche la resa di Gaeta, Francesco II giunse a Roma, ricostituì il suo governo come un esecutivo in esilio e decise di continuare la sua resistenza all'unificazione italiana. Non fu così, perché la guerra continuò. Continuò però in forme diverse, continuò con attori diversi e diventò quella che nella storia italiana sarà la guerra di brigantaggio. Tra il 1860 e il 1870 questa guerra ebbe come terreno di sviluppo delle sue pratiche militari il Mezzogiorno continentale, ebbe come obiettivo di riconquista della sovranità politica il Mezzogiorno continentale ed ebbe come principale terreno di mobilitazione politica, ideologica e sociale il Mezzogiorno continentale. Questa fu la guerra per il Mezzogiorno. Una volta che la Sicilia e gli antichi stati italiani avevano compattamente deciso, anche se in forme e con mezzi diversi, di legittimare il processo di integrazione delle sue elite nel nuovo Stato italiano, l'unica guerra, l'unica resistenza armata allo stesso Stato si combatté nel Mezzogiorno continentale. La guerra per il Mezzogiorno fu questo, fu una guerra tra borbonismo politico e nazionalismo italiano, quindi tra due progetti ideologici. Fu una guerra tra due visioni diverse dello Stato, lo Stato regionale napoletano contro lo Stato nazionale costituzionale italiano. Fu una guerra di idee, perché furono mobilitati artisti, scrittori, pubblicisti, musicisti, caricaturisti, praticamente tutti coloro che in un qualche modo raccontavano la battaglia politica e le idee del romanticismo nazionalista o legittimista del XIX secolo. E fu una guerra di combattenti, perché nelle campagne meridionali mobilitò da un lato banditi, contadini ed ex militari borbonici e dall'altro lato un grande esercito nazionale e grandi forze volontarie meridionali che si schierarono con l'unificazione italiana. Questa guerra ebbe come oggetto il Mezzogiorno, non solo perché nel Mezzogiorno c'era l'unica resistenza all'unificazione, ma anche perché era nel Mezzogiorno che si decideva il suo esito. Il Mezzogiorno serviva al nazionalismo italiano per completare lo Stato. Senza il Mezzogiorno l'Italia non sarebbe stato un grande Stato nazionale. Ma il Mezzogiorno era anche l'unico modo per il borbonismo politico e per quello che sarà il suo braccio armato, cioè il brigantaggio, per sopravvivere come attore sociale o come attore politico. Nella guerra del Mezzogiorno, come in tutte le guerre, furono scritte migliaia di documenti, anzi, la guerra di brigantaggio è sicuramente la guerra su cui sono prodotti più documenti di tutte le campagne risorgimentali, un vero e proprio mare di carte, perché le guerre producono carte. Anzi, poche cose, fino al XX secolo, hanno prodotto tante carte come le guerre, ed è in questo caso, in queste carte, che noi possiamo trovare il palcoscenico su cui i riflettori ci presentano tanti protagonisti, un palcoscenico affollato di re, di regine, di diplomatici, di generali, di combattenti, di soldati, di artisti, di scrittori, e tra questi dei due uomini di cui parliamo stasera, il più importante combattente del brigantaggio politico, Carmine Crocco, e il più importante alto ufficiale dell'esercito italiano nella guerra meridionale, Emilio Pallavicini di Priola. Proviamo a vedere in che modo, ecco, continuando questa linea di vedere noi e gli altri, due mondi diversi che si incontrano e si muovono, proviamo a vedere da dove venivano Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola. Pallavicini di Priola, come
era un aristocratico genovese, apparteneva alle famiglie dell'alta aristocrazia italiana ed europea. Era nato appunto a Genova, Genova era diventata parte del nuovo Stato Sabaudo dopo l'epoca napoleonica, e Pallavicini di Priolo iniziò quella che era la carriera comune da sempre a larga parte dell'aristocrazia europea, la carriera delle armi. La carriera delle armi per la nobiltà di Spada era un'occasione importante di crescita e di promozione sociale, però la guerra era cambiata. Dopo le rivoluzioni, dopo l'impero, con la formazione di grandi eserciti, di strumenti logistici importanti, una crescente professionalizzazione degli eserciti, non era sufficiente il sangue blu, serviva studiare la guerra. A Torino era stata aperta un'accademia, l'Accademia Militare di Torino. Pallavicini di Priolo visse tutta la sua giovinezza in questi stanzoni bui, freddi, dove si era sottoposti a un controllo bigotto da parte dei religiosi, a una disciplina ferrea, studiando per diventare un soldato di professione, per apprendere il mestiere delle armi. Carmine Crocco veniva da un mondo esattamente opposto. Era nato a Rio Nero, un piccolo paese della Lucania, apparteneva agli strati più poveri, più miseri della realtà contadina lucana, anche se la sua complessità, se studiata, poi ci mostrò un mondo molto più articolato di quello che normalmente vediamo quando questi ambienti sociali vengono divisi in maniera un poco troppo automatica. Ma in ogni caso Carmine Crocco dimostrò immediatamente di essere anche egli un uomo che voleva crescere, che voleva avere un ruolo. E lui ha scritto, un capitano di fanteria dell'esercito italiano ha raccolto delle memorie che, insieme ad altri documenti che in varie tappe della sua vita hanno visto Crocco raccontarsi, lui offre una versione leggendaria della sua giovinezza. In realtà i testimoni dell'epoca, attraverso documenti, attraverso materiali, l'hanno smentito. Però quest'uomo emerge come un uomo già forte, già carismatico, che non accetta il suo destino. Carmine Crocco non volle fare il contadino a Rio Nero, iniziò a lavorare come guardiano, come pastore. Lui stesso disse che vide il mondo, per lui vedere il mondo era conoscere le piane delle Puglie, le colline della Basilicata, le città costiere delle Puglie, allora molto importante, era iniziare ad affermarsi. E così la loro vita crebbe in maniera esattamente opposta e parallela. Emilio Pallavicini di Priolo entrò nel corpo dei Bersaglieri, che era stato fondato nel 1836, e iniziò la sua attività, iniziò il suo mestiere delle armi, come si poteva fare il mestiere delle armi nel XIX secolo. I re, i leader politici andavano ancora sui campi di battaglia, non era arrivato il tempo della Grande Guerra in cui i generali, i governi si distanziavano dai luoghi dove si combatteva, e quindi non bastava il sangue blu per fare la carriera, bisognava essere brillanti e bisognava avere coraggio fisico. Emilio Pallavicini di Priolo iniziò il mestiere delle armi nella prima guerra d'indipendenza, fu immediatamente ferito e decorato, e nel 1849, con tutto il corpo dei Bersaglieri, fu mandato nella sua città. A Genova c'era stata una piccola rivolta contro lo Stato Sabaudo, una rivolta un po' autonomista, un po' repubblicana. Il governo decise di mettere immediatamente a tacere la rivolta. Pallavicini, che era genovese, scelse immediatamente con chiarezza quello che sarebbe stato il suo destino: fedeltà al re, fedeltà all'esercito. Fu lui stesso a forzare insieme a un collega le porte per entrare in città e farlo occupare dei Bersaglieri, e dimostrò immediatamente di avere particolari capacità in un tipo di guerra che non piaceva agli ufficiali di risorgimento, cioè le operazioni speciali, le infiltrazioni, la guerra irregolare. La sua carriera continuò così e partecipò a tutte le guerre del risorgimento. Fu sempre con i Bersaglieri nella campagna di Crimea, partecipò alla seconda guerra d'indipendenza, dove fu ferito, e partecipando alla seconda guerra d'indipendenza iniziò quella lunga marcia che avrebbe visto l'esercito sabaudo e la rivoluzione italiana vincere la guerra per l'Italia. Ancora una volta Carmine Crocco viveva un'esperienza completamente diversa. Fu arruolato nell'esercito borbonico, anche qui con circostanze a cui lui attribuisce un valore anche mitico, anche leggendario. La documentazione da questo punto di vista è più complessa, ma in ogni caso divenne un caporale di artiglieria dell'esercito borbonico, ma uccise un suo commilitone in un duello rusticano, lo chiameremo oggi, durante il suo servizio di leva. Fu arrestato, riuscì a scappare, raggiunse i boschi della,
della sua terra, i boschi di Monticchio, insomma, raggiunse il Melfese e una volta persa l'opportunità di affermarsi come leader rurale o come sottufficiale dell'esercito borbonico, immediatamente scelse quella che da sempre era l'alternativa a queste opzioni nel mondo contadino. E così, come Emilio Pallavicini di Priola aveva scelto il mestiere delle armi, Carmine Crocco scelse il mestiere del brigante. Il mestiere del brigante, fatto a un certo livello, necessitava alcune cose fondamentali. Bisognava avere carisma, bisognava avere la capacità di creare dei gruppi coesi, e lui formò immediatamente un gruppo di fedelissimi che poi lo seguirà per quasi tutta la carriera, e soprattutto per fare il brigante bisognava avere delle protezioni, cioè bisognava avere la capacità di radicarsi sul territorio, di avere delle persone che ti aiutano, ma avere anche degli amici potenti con cui interloquire nei momenti fondamentali. Il vero brigante, il grande brigante, necessitava questi requisiti e Carmine Crocco cominciò immediatamente a dimostrarli. Pallavicini di Priola aveva imparato bene il mestiere delle armi, Carmine Crocco mostrò subito di aver imparato bene il mestiere del brigante. Ma fu la guerra per l'Italia, la guerra che si stava combattendo per come si faceva l'Italia e per chi avrebbe controllato l'Italia, a lanciarlo sul palcoscenico. Una volta vinta la seconda guerra d'indipendenza, una volta che Garibaldi aveva determinato il collasso dello Stato meridionale, il conte di Cavour, per impedire una crisi internazionale, quindi uno scontro con Napoleone III, ma anche per mettere in sicurezza il risultato della rivoluzione a Napoli, organizzò la grande marcia dell'esercito sabaudo con il re in testa, prima nello Stato Pontificio e poi nelle province meridionali. Emilio Pallavicini di Priola era nel corpo d'armata sabaudo che marciava verso Napoli e ancora una volta mostrò di saper fare quelle operazioni militari irregolari che non piacevano ai suoi colleghi. Prima fu mandato a Perugia l'anno prima, le forze di sicurezza pontificie avevano represso nel sangue una rivolta liberale, quindi veniva considerato un luogo simbolico nella occupazione che si faceva dello Stato del Papa. Poi gli fu affidata una colonna mobile, le colonne mobili erano formazioni irregolari che servivano per combattere insorgenti, in questo caso una colonna mobile che doveva partecipare alle operazioni contro le truppe irregolari e i gruppi irregolari borbonici negli Abruzzi, e poi fu mandato a Civitella del Tronto. Civitella del Tronto era l'ultima fortezza borbonica sulla vecchia frontiera dello Stato Duo Siciliano che resisteva alle forze di sicurezza italiana. Tra l'altro l'assedio era affidato a un generale napoletano, al generale Mezzacapo, ma non era riuscito a spuntare, perché in realtà l'assedio veniva condotto attraverso una negoziazione permanente con i comandi della fortezza. E alla fine fu mandato Pallavicini di Priola, che ancora una volta mostrò questa sua propensione per la gestione di operazioni irregolari. Capì che in realtà il comandante della fortezza era stato neutralizzato da un gruppo all'interno della fortezza stessa, gestì una doppia negoziazione, riuscì ad assicurare la resa della fortezza e fece fucilare quelli che avevano impedito la resa della fortezza stessa. Ovviamente questo mostrò ancora una volta la capacità di gestire situazioni delicate e particolari con cui molte volte i suoi colleghi non volevano misurarsi. Anche Carmine Crocco fu coinvolto dalla guerra dell'Italia, ma fu coinvolto nel modo con cui Carmine Crocco si era affacciato al palcoscenico della storia. Nell'agosto del 1860 Carmine Crocco era un brigante che si stava facendo un nome nei boschi del Belfese, anzi proprio nell'agosto del 1860 fu protagonista di un paio di episodi, tra cui un sequestro famoso, ma proprio mentre sviluppava questa sua attività, nella stessa Lucania iniziò la prima rivoluzione contro i Borboni dei liberali meridionali. Questo iniziò a Potenza il 18 agosto del 1860, si estese rapidamente a tutta la Lucania. Nel giro di 3 settimane i rivoluzionari lucani, poi salernitani e altre province, si impossessarono del controllo dei centri più importanti del Mezzogiorno. Carmine Crocco capì che era una grande occasione. Le guerre e le rivoluzioni, quando frammentano gli stati, offrono spazi. Le guerre sono sempre state luoghi e veicoli di promozione sociale. Carmine Crocco capì che era la sua occasione, capì che l'esercito e soprattutto i comandi rivoluzionari avevano bisogno di persone capaci di utilizzare le armi e si propose ad alcuni gruppi, ad alcuni ufficiali di forze irregolari lucane che fiancheggiavano l'esercito garibaldino e fu arruolato
in questi gruppi irregolari da un ufficiale di Genzano che fiancheggiavano con obiettivi di sicurezza interna l'esercito garibaldino. In realtà non gli andò bene, la sua carriera fu brevissima, poi diciamo il cinema l'ha raccontata diversamente, ma in realtà la sua carriera fu brevissima perché fu denunciato da alcuni che aveva sequestrato e taglieggiato. Questa vicenda divenne molto complicata perché dei funzionari del governo rivoluzionario pensavano che comunque Crocco gli poteva servire o era pericoloso, però i magistrati non vollero sentire ragione e fu fatto arrestare ancora una volta. Crocco capì che su quel lato, su quella sponda, non c'era spazio per lui. Riuscì a fuggire, fu ripreso, ma nel frattempo si era fatto osservare, si era fatto conoscere, aveva amici potenti. Sui suoi amici potenti si sono scritti fiumi di inchiostro, quello che ha scritto di più è Giustino Fortunato, perché gli amici potenti di Crocco erano, almeno secondo le interpretazioni, secondo i racconti di buona parte dei rivoluzionari lucani, innanzitutto la famiglia, cioè gli zii di Giustino Fortunato Junior, ovviamente. È una storia complessa che ebbe innumerevoli risvolti processuali, oltre che il fiume di carte scritto da Giustino Fortunato. Sta di fatto che Crocco fu fatto scappare dal carcere di Cerignola, fu reclutato dai comitati segreti borbonici che si erano organizzati in tutto il Mezzogiorno d'Italia, gli fu messo a disposizione un corposo numero di reclute, di risorse logistiche, materiali, armi, denari, gli fu affiancato quello che oggi definiremmo un commissario politico, si chiamava Langlois, era un legittimista francese molto bravo nel manovrare meccanismi di gestione interna. Furono inviati due ufficiali borbonici disponibili a combattere, un capitano e un tenente siciliano e napoletano con compiti di organizzazione operativa, e a Crocco fu affidato il primo grande esercito dei briganti post-unitario. Crocco capì che una volta perduta l'occasione di conquistare un palcoscenico attraverso la rivoluzione, lo poteva fare attraverso la controrivoluzione. Nel frattempo Pallavicini aveva ottenuto la resa di Civitella del Tronto, si era distinto come uomo delle operazioni speciali, il corpo delle operazioni speciali dei bersaglieri diventò il comandante generale dei bersaglieri. Nell'estate del 1861 la guerra per l'Italia si trasformò, l'Italia era fatta, il terreno della guerra, come abbiamo detto qualche minuto fa, era il Mezzogiorno, la guerra per l'Italia diventò la guerra per il Mezzogiorno. Pallavicini era al comando dei bersaglieri, Carmine Crocco era al comando del più importante esercito di briganti delle province continentali. Carmine Crocco guidò la prima offensiva dei briganti nella primavera del 1861, conquistò Melfi, forse l'episodio più celebre della guerra di brigantaggio. Era però un uomo intelligente, capì che l'operazione era fallita e tutti gli sparavano addosso, innanzitutto i lucani, gli stessi liberali, le guardie nazionali, non c'erano ancora, c'erano pochissime truppe regolari all'epoca nel Mezzogiorno, erano state spostate nella pianura padana perché si pensava a una guerra con l'Austria, però Carmine Crocco capì che la prima offensiva era sconfitta perché non solo non c'era un supporto, ma perché il contesto in cui si muoveva gli aveva dimostrato ostilità. Carmine Crocco era un politico intelligente, comprendeva i meccanismi che muovono i rapporti di forza e decise di ritirarsi. Nell'estate però i borbonici avevano organizzato centinaia di bande, avevano reclutato capibanda molto efficienti, organizzarono una grande insurrezione. Questa iniziò nel mese di giugno nelle province limitrofe ai grandi centri della Puglia, della Lucania e del Napoletano, si estesa a tutto il Mezzogiorno e determinò una grande contro mobilitazione armata dell'esercito italiano, delle forze volontarie, con l'arrivo di Cialdini e la formazione di un patto di ferro tra la sinistra napoletana e la destra moderata. Il blocco nazionale che aveva fatto la rivoluzione e che si era diviso nei mesi successivi comprese che, pur avendo mille differenze, moderati e garibaldini, sinistra e destra, si odiavano, si combattevano, avevano tra loro mille rivalità, Nicotera e Spaventa, Crispi e Massari. Come in tutte le battaglie della politica, competevano per tante cose, però avevano una cosa in comune, tutti volevano liberarsi dei borbonici e dei briganti. Questo consentì la riformulazione di un blocco nazionale a Napoli e a Torino. Un'alleanza di ferro tra la sinistra napoletana, che era potentissima, Cialdini e la destra torinese, e la sconfitta del brigantaggio nel 1861.
Nel frattempo, Emilio Pallavicini di Priola non era stato impegnato in prima persona, però era tra i protagonisti di un altro evento decisivo, la costruzione del primo esercito italiano. Nel maggio del 1861, le vecchie forze dell'esercito piemontese, ufficiali provenienti da tutta Italia, prevalentemente dall'ex esercito borbonico e poi dall'ex esercito garibaldino, e reclute provenienti da tutta Italia, diedero vita al primo esercito che anche nel nome prese il nome di Regio Esercito Italiano. Anche in questo caso con una suddivisione poi degli atti ufficiali generali tra piemontesi, ex borbonici e garibaldini. Questo significava integrare nei reparti e soprattutto nell'ufficialità uomini provenienti da tutte le parti d'Italia che in qualche caso, non molti casi in verità, si erano anche combattuti tra di loro. E questo il generale Pallavicini lo fece nel corpo dei bersaglieri, che diventò da quel momento il corpo d'élite non solo nelle reclute ma anche nell'ufficialità, che prendeva uomini da tutta Italia. Nell'autunno una parte di questi stessi bersaglieri furono mandati contro l'ultimo assalto dell'esercito dei briganti. A settembre in Calabria era sbarcato un generale carlista, si chiamava Borghese. Il suo compito era rifare la marcia del cardinale Ruffo. I sogni di Francesco II, di coloro che lo accompagnavano a Roma, avevano illuso l'ex re che si poteva ripetere l'impresa del cardinale, sbarcare in Calabria, mobilitare le province, sconquassare l'unificazione italiana e conquistare Napoli. In realtà Ruffo arrivò in Calabria, ma tutti gli sparavano addosso, innanzitutto i calabresi. Alla fine, attraverso un meccanismo dell'organizzazione segreta borbonica, raggiunse Crocco. Insieme a Crocco tentò un'offensiva in Lucania che durò un mese. Ebbe l'offensiva qualche successo tattico, in un caso riuscirono anche a eliminare una colonna mobile di La Marmora, ma sul piano strategico non riuscirono mai a contendere il terreno alle forze di sicurezza italiane. Non solo, ma Crocco e Borghese si disprezzavano, si odiavano. Crocco era convinto che Borghese era un illuso. Borghese era convinto che Crocco era un brigante. Borghese decise di lasciare Crocco, voleva andare a Roma per salvarsi e per denunciarlo, gli italiani lo presero e lo fucilarono. Crocco capì che la guerra di insurrezione non aveva speranze, non c'erano eserciti di supporto come avevano promesso i borbonici, non c'era una rivolta contadina, anzi buona parte delle forze paramilitari che combattevano contro i briganti erano fatte da contadini meridionali. L'unico modo per sopravvivere era la guerra di bande, la guerra di brigantaggio. E quindi Crocco, come gli altri capibande del Mezzogiorno, iniziarono la guerra di brigantaggio, cioè una guerra che attraverso piccoli e medi gruppi faceva piccole operazioni tattiche contro gli italiani, ne parleremo fra qualche minuto, grandi operazioni di natura, diciamo, prevalentemente criminale, e cercava di sopravvivere attraverso le regole tipiche della guerriglia, colpire e fuggire. Nel frattempo Pallavicini, dal comando dei bersaglieri, era nel Mezzogiorno e mentre Crocco scatenava la sua grande guerra di bande, il generale Pallavicini ebbe un compito ancora più importante. L'alleanza tra destra e sinistra si era rotta, il governo di Casoli era caduto, il governo Rattazzi fece capire alla sinistra garibaldina di poterla spalleggiare. In realtà gli stessi garibaldini erano divisi. La maggioranza dei garibaldini erano convinti che quello che voleva fare Garibaldi, cioè ripetere il 1860, sbarcare in Sicilia e marciare su Roma, era una follia. Però nonostante questo, anche per la confusione e la gestione che fece il governo Rattazzi, Garibaldi decise di ritentare l'impresa. Sbarcò in Sicilia, che era la roccaforte della sinistra, fu accolto in maniera entusiasmante, arruolò alcuni migliaia di garibaldini, prevalentemente siciliani, con l'obiettivo di marciare su Roma. Questo significava il collasso dell'alleanza tra l'Italia e Napoleone III. A quel punto il governo italiano e La Marmora, che aveva preso il generale Alfonso La Marmora, che aveva preso il posto di Cialdini, decisero che bisognava firmare Garibaldi, ma non bisognava consentire una guerra civile. L'uomo adatto era sempre lui, Emilio Pallavicini di Priola. Fu ordinato a Pallavicini di fermare Garibaldi, ma di evitare che questo provocasse una guerra civile all'interno del movimento nazionale italiano. Pallavicini sbarcò in Calabria con i suoi bersaglieri. Il 29 agosto del 1862 schierò i bersaglieri sulla Spromonte.
Le colonne garibaldine si schierarono, un gruppo di garibaldini, una brigata di garibaldini siciliana iniziò un conflitto a fuoco, ci fu una risposta, Garibaldi fu ferito, Pallavicini mostrò ancora una volta una freddezza mortale. Ordinò il cessate il fuoco, si recò da solo da Garibaldi e gli fece capire che non si poteva continuare così, che non si poteva mettere in discussione il risultato e doveva arrendersi. Garibaldi si convinse. Questo consentì di salvare il Risorgimento, perché uno scontro molto più violento, addirittura qualcosa più grave successo a Garibaldi, avrebbe macchiato per sempre l'unificazione italiana. Nel frattempo la guerra dei briganti era continuata, anzi, proprio la crisi di Aspromonte aveva dato forza al borbonismo politico, e quindi nel 1863, nella primavera del 63, le bande a cavallo, tra cui quelle di Crocco e di tutti i suoi gregari, lanciarono l'ultima grande offensiva del brigantaggio. La risposta italiana era stata la prima grande mobilitazione politica dello Stato nazionale italiano. Fu fatta una commissione parlamentare d'inchiesta che per la prima volta nella storia d'Italia consultò larga parte della popolazione del nuovo Stato. Fu ricostruita l'alleanza tra destra e sinistra con l'obiettivo di distruggere il borbonismo politico e il brigantaggio. Il dibattito che ne seguì portò a un accordo tra il notabilato meridionale, che voleva misure speciali contro i nemici anche loro meridionali, e i comandi militari, che volevano misure estreme per distruggere il brigantaggio. Questo accordo tra i gruppi politici meridionali e i comandi militari si chiamò la legge Pica. La legge Pica entrò in funzione nel settembre del 63, però c'era bisogno di dare un segnale, di dare un colpo, e ancora una volta la Marmora chiamò il generale Pallavicini. A Pallavicini fu affidato un comando speciale, una zona di guerra, così si chiamavano, speciale, si chiamava la zona di guerra di Campobasso in Molise, con un compito specifico. In quel momento il brigantaggio politico aveva un grande gruppo di manovra, che erano circa 30 capi banda legati a Carmine Crocco, i cui nomi sono entrati nella storia del brigantaggio: Tinna, Coppa, Summa, Ninconacco e così via, e due grandi operativi, cioè due grandi leader di bande a cavallo con capacità militari particolarmente efficaci. Si chiamavano Giuseppe Schiavone e Michele Caruso. L'obiettivo che fu dato a Pallavicini era di sperimentare le sue dottrine, le sue tattiche contro questi due che erano considerati più pericolosi. Il generale Pallavicini arrivò a Benevento, assunse pieni poteri, portò con sé i reparti d'élite sia dei bersaglieri che dei volontari meridionali, alcuni reparti di cavalleria, ma la cavalleria era poco utile nella guerra del brigantaggio, era si logorava e non serviva, e nel giro di 2 mesi sperimentò quella che diventò la dottrina Pallavicini, e cioè la prima dottrina di controinsurrezione, o se preferite di controguerriglia, della storia italiana. Nel giro di 2 mesi, in 35 combattimenti, furono distrutte le bande di Caruso, furono terrorizzati i suoi sostenitori civili, arrestati, portati in carcere a discrezione, mandati ai tribunali di guerra. Caruso fu catturato, processato un tambur battente dal tribunale di guerra formato ad hoc a Benevento dal generale Pallavicini, e fu fucilato. Questo cambiò il senso della guerra. Per la prima volta uno dei grandi leader delle bande a cavallo, anzi quello che era considerato il più pericoloso sul piano della tattica militare, era stato sconfitto, catturato e fucilato. A questo punto si arrivò allo scontro diretto tra Crocco e Pallavicini. Però prima di arrivare allo scontro diretto tra Crocco e Pallavicini, proviamo a capire per chi combattevano Crocco e Pallavicini, qual era il loro stile di comando e quali erano i loro amici. Innanzitutto, Crocco e Pallavicini combattevano per due re. Crocco combatteva per un re desiderato, un re che non c'era, ma che era l'unica forma per i briganti di legittimare la propria azione. Era un re mitizzato, era un re sognato, però era anche un re debole, era un re fragile, era un re sconfitto. Pallavicini combatteva per un re vittorioso, per un re che aveva accompagnato tutti gli eserciti nelle marce del Risorgimento, per un re che aveva fatto la Costituzione, per un re che aveva vinto la guerra, per un re che era allo stesso tempo un re di spada e un re liberale. Crocco combatteva per un re lontano e per un re sconfitto, però tutti e due combattevano per un re e tutti e due ne avevano bisogno. I bersaglieri di Pallavicini, quando combattevano, gridavano Savoia. Crocco si nominava, si autonominava, si nominava
si definiva così, Crocco, così si firmava, generale dell'armata francescana, ovviamente non nel senso religioso, ma perché era l'armata in nome di Francesco II. E poi Crocco e Pallavicini combattevano per due patrie. Pallavicini, l'esercito di Pallavicini, combatteva in nome di una patria che si definiva patria italiana. Una patria che era all'acme del suo successo. La nazione era stata appena costituita ed era stata costituita con un grande progetto basato sul futuro, cioè su una promessa di futuro. Questo per Crocco era molto più complicato. Crocco i suoi collaboratori, i comitati borbonici, che facevano un'azione di propaganda molto interessante, parlavano della vecchia patria due siciliana, però questi strumenti concettuali erano molto distanti. Per Crocco la patria era la patria regionale, era dove lui era nato, erano i suoi amici, era il suo mondo. Anzi, quando Crocco e i suoi scrivevano, uno dei suoi principali collaboratori si chiamava Masini, dopo aver ucciso un frate francescano, lasciò un biglietto sul suo corpo dicendo che doveva scegliere o stava con la nazione, con gli italiani, o stava con i brigantaggi. E quindi la patria di Crocco era una patria più complicata, più difficile della patria di Pallavicini. E poi Crocco e Pallavicini non solo combattevano per un re e per una patria piccolo grande, avevano bisogno di definire il nemico. Chi era il nemico di Pallavicini? Per Pallavicini, per gli italiani, il nemico era un nemico interno, non era un nemico legittimo. Il nemico degli italiani era un nemico che non era riconosciuto. Non era riconosciuto perché non aveva un esercito regolare, non era riconosciuto perché non rappresentava uno Stato, non era riconosciuto perché a questo nemico veniva assegnato un'etichetta, una bandiera criminale, non era riconosciuto perché era il nemico interno della patria. E quindi la definizione del nemico per Emilio Pallavicini di Priola, da questo punto di vista, aveva una nettezza chiara. Il nemico era un nemico interno che non aveva la dignità di esserlo e lo si poteva riconoscere solo quando si arrendeva o quando negoziava. Questo per Crocco era molto più complicato. La scelta di Crocco era stata una scelta strumentale. Crocco era stato brigante condannato dai borbonici, garibaldino contro i borbonici e borbonico contro gli italiani. Il nemico di Crocco era il nemico di se stesso, era il nemico di chi in un qualche modo era stato suo avversario nella sua promessa di crescita sociale ed era il nemico dei suoi amici, cioè di coloro che lo sostenevano o di coloro che combattevano con lui. E questo non basta, perché il mondo di Pallavicini, il mondo di Crocco, era anche un mondo strettamente connesso con la società meridionale dove si vivevano, dove si combattevano. Pallavicini che cosa rappresentava? Rappresentava il blocco che aveva fatto l'Italia. Nel mezzogiorno questo blocco non erano solo i vecchi liberali o i vecchi rivoluzionari che da sempre combattevano contro il Borbone. Nel mezzogiorno d'Italia questo blocco era fatto anche da tutta quell'area grigia che aveva scelto a un certo punto l'Italia per opportunismo, per convinzione, per idealità, per interesse contro la vecchia patria. E questa parte del mezzogiorno vedeva nei briganti che sequestravano, taglieggiavano o gli bruciavano i beni i suoi nemici principali. E quindi Pallavicini rappresentava anche qualcosa in più, rappresentava un blocco sociale formidabile in cui il vecchio mondo politicizzato e liberale aveva raccolto gli interessi della borghesia agraria, del mondo delle professioni, dei funzionari, cioè di coloro che erano diventati parte del nuovo Stato. Ma anche Crocco rappresentava un mondo. Il brigantaggio politico non poteva mai assumere le sue capacità militari logistiche senza un attore sociale importante che gli riconosceva comunque, magari non esplicitamente, un ruolo. L'aristocrazia napoletana che aveva eseguito il re, l'ex re Francesco II, l'alto clero che si era dichiarato il nemico principale dell'unificazione italiana e coloro che avevano perso il potere e che vedevano nei vincitori il suo nemico, la sua nemesi. E ancora, il mondo di Pallavicini e il mondo di Crocco, oltre che fatto di un immaginario di re e di patria,
di una definizione complicata di nemici e di amici e di blocchi sociali, questo non va dimenticato, era un mondo di combattenti, perché Crocco e Pallavicini erano innanzitutto dei combattenti. Per Pallavicini che cosa significava? Significava la potente macchina militare, fatta di ufficiali di professione, di discipline di obbedienza, di addestramento e di un codice militare che ad esempio non consentiva mai, negli ordini e nell'azione stessa di Pallavicini, una ritirata o una resa nei confronti dei briganti anche in condizioni di inferiorità numerica. Quello che invece questa macchina militare offriva ai combattenti era quello che oggi i teorici militari definiscono la solidarietà dei piccoli gruppi. E cioè, le forze di Pallavicini, coloro che combattevano sul terreno, in genere erano colonne mobili molto piccole, alcune decine di uomini, al massimo qualche centinaia, normalmente fatte da bersaglieri, fanteria, volontari meridionali della Guardia Nazionale, squadriglie e qualche carabiniere. Questi gruppi stavano sempre insieme, dormivano insieme, viaggiavano insieme, combattevano insieme. Il motore era la solidarietà di gruppo all'interno di una macchina militare che Pallavicini gestiva con mano di ferro e gestiva in prima persona. Perché a differenza di Cialdini alla Marmora, Pallavicini, anche nella guerra di brigantaggio, andava direttamente sul terreno con un buon comando tattico mobile. Anche Crocco però faceva la stessa cosa e ne aveva più bisogno. Crocco era al comando di gruppi che potevano andare da 30, 60, al massimo da alcune centinaia di uomini. Questo solo nel 61, forse nel 62. E questi gruppi come si sostenevano, a parte le retrovie logistiche? Si sostenevano attraverso la possibilità di avere due motori che li tenevano insieme. Il carisma del capo, che era la garanzia dell'esistenza, della sopravvivenza, della vita del gruppo. La capacità di combattere insieme, che era l'unica possibilità di combattere, fuggire e sopravvivere per un'altra volta. Anche per il brigantaggio politico, in realtà, il meccanismo fondamentale era lo stesso. Il carisma del capo e la solidarietà del gruppo. E questo come si esplicitava? Si esplicitava attraverso l'ultimo punto con cui possiamo cercare di capire, anche se solo per titoli come stiamo facendo, il mondo di Crocco e il mondo di Pallavicini, e cioè le pratiche della guerra. Nel caso di Crocco era la tipica guerra delle bande che funzionava attraverso due moduli, normalmente una grande banda a cavallo, mediamente di 60 uomini, un nucleo di piccole bande intorno, un retroterra logistico. Il modulo tattico era estremamente semplice, in condizioni di superiorità sul terreno si attaccavano anche forze di sicurezza italiane, in genere a livello di squadrone o di plotone per la fanteria, squadrone per la cavalleria, plotone per la fanteria. La nube di piccole bande intorno serviva per l'attività principale del brigantaggio, che era una vasta serie di tipologie di azioni criminali. Innanzitutto i sequestri di persone. Il brigantaggio politico organizzò la più grande rete di sequestri di persone della storia fino alla Colombia degli anni 90 e poi varie altre tipologie di reato, tra cui prevalentemente l'estorsione e altri meccanismi, diciamo l'omicidio selettivo di avversari politici e così via. E come rispondeva la dottrina del generale Pallavicini? Rispondeva esattamente su questo modulo tattico: colonne mobili permanentemente in movimento, dispersione sul territorio in piccoli nuclei stanziali delle forze di sicurezza e della Guardia Nazionale e ricerca permanente e incessante dello scontro con il nemico, con l'obiettivo fondamentale non tanto di liquidare i gruppi quanto di uccidere i capi, perché era chiarissimo nella logica della dottrina di controinsurrezione italiana del generale Pallavicini che la eliminazione del brigantaggio stava per l'eliminazione dei capi. E questo come si faceva? L'ultimo punto, attraverso i civili. La guerra del brigantaggio per Crocco e per Pallavicini non era una guerra di file regolari, non c'era la musica, non c'erano i colori del risorgimento. I quadri del brigantaggio non hanno mai il rosso e il blu, che sono il bianco, che sono i colori più ricorrenti della guerra del risorgimento. La guerra del brigantaggio fu una guerra per i civili, con i civili e contro i civili. Per i briganti di Crocco l'unico modo di sopravvivere era avere civili che aiutavano, parenti, amici, borbonici che gli davano soldi e risorse, e civili che li temevano, che ne avevano paura e che venivano da loro colpiti. E quindi, e questo
questo era il nucleo fondamentale della dottrina di controinsurrezione del generale Pallavicini, per distruggere il brigantaggio non bastavano le colonne mobili, non bastava la mobilitazione politica, bisognava vincere la guerra della popolazione colpendo i civili nemici, i manutencoli, e soprattutto convincendo tutti gli altri che gli italiani erano più forti, li proteggevano, potevano eliminare i briganti e potevano colpire gli amici dei briganti. Conquistare i cuori e menti della popolazione era la chiave della dottrina Pallavicini. E attraverso questi immaginari e queste pratiche si arriva allo scontro finale. All'inizio del 1864 il generale Pallavicini formò una grande colonna mobile, si chiamava Colonna Mobile Tenera del Bari, con l'obiettivo di tagliare le ali al brigantaggio lucano, eliminando il brigantaggio pugliese. Questo fu fatto in 3 mesi, tra gennaio e marzo, aprile del 1864. Nel frattempo Crocco tenne il campo. Crocco era, qualche mese prima, aveva fatto un episodio, era stato protagonista di un episodio clamoroso. Subito dopo aver approvato la legge Pica, il comandante di guerra, i principali rappresentanti delle istituzioni italiane della Basilicata, avevano proposto a Crocco una trattativa. Crocco disse di accettare, si presentò a Rio Nero in Vulture con tutto il suo stato maggiore, banchettarono con gli ufficiali e con i comandanti italiani, festeggiarono e si abbracciarono con il comandante della zona di guerra, il prefetto e tutti, e poi, disse un testimone dell'epoca, insalutato ospite, abbandonò la festa e il pranzo e se ne tornò nei suoi boschi. Questo aveva determinato un collasso del comando italiano in Lucania e la scelta di La Marmora di simulare tutti i vertici delle istituzioni di sicurezza lucane. E questo determinò l'invio di Pallavicini in Lucania. Pallavicini arrivò a Rio Nero il 29 giugno del 1864. Crocco cominciò a capire che qualcosa stava cambiando. Pallavicini, nel giro di un mese, sviluppò al massimo la sua dottrina, chiamò tutti i notabili influenti del Melfese e li pose di fronte a una scelta: o con il brigantaggio o contro il brigantaggio, o con me o contro di me. Nel giro di un mese, tra il 29 giugno e il 25 luglio, la stragrande maggioranza dei gruppi che sostenevano Crocco furono annientati. La notte del 25 luglio, in agguato notturno, la banda di Crocco e quella di Schiavone furono sorpresi dai bersaglieri e dispersi. Crocco capì che era finita, finse una trattativa, decise di fuggire e ci riuscì. Buona parte dei suoi compagni furono uccisi, ma lui raggiunse lo stato pontificio. Il generale Pallavicini, nello stesso mese di agosto del 1864, nel palazzo della sottintendenza di Melfi, diede una grande festa da ballo. Nello stesso posto dove Crocco aveva simboleggiato il trionfo del brigantaggio lucano 3 anni prima, il generale Pallavicini poté annunciare che il brigantaggio politico era sconfitto. Negli anni successivi, Crocco restò nello stato pontificio, fu arrestato, cercò attraverso la rete di logistica borbonica di fuggire, anzi i borbonici organizzarono una sua fuga, ma fu intercettato in Francia e dovette tornare nello stato pontificio. Quando gli italiani entrarono a Roma, lo trovarono nel carcere di Paliano e lo arrestarono. Il generale Pallavicini continuò la sua carriera, per altri 10 anni combatté il brigantaggio e distrusse completamente, in tutte le aree del Mezzogiorno dove questo sopravviveva, tutto quello che ancora teneva in piedi il brigantaggio, prima politico e poi criminale. Nei 30 anni successivi la loro vita continuò, ancora una volta parallela, ancora una volta a testimonianza di questi due mondi. Emilio Pallavicini di Priola diventò un pezzo forte dell'establishment unitario, però sempre con le sue caratteristiche. Pallavicini di Priola era un generale professionista del XX secolo, non del XIX. A differenza dell'aristocrazia militare della sua generazione, di La Marmora, di Cialdini, di Cosenz, di Medici, non volle mai entrare in politica, non volle mai avere ruoli politici, accettò solo la nomina al Senato da parte del re, arrivò al grado di tenente generale, sposò una calabrese che aveva conosciuto durante la campagna contro il brigantaggio, diventò aiutante del campo del re, lasciò l'esercito e morì in silenzio. Crocco continuò a fare quello che aveva sempre fatto, era una star, era una stella. Fu processato a Potenza, nel processo di Potenza, chi legge i verbali, la cosa più ricorrente è il pubblico ride, vive applausi, giocava con il presidente del tribunale. Quando il presidente del tribunale chiese a Crocco: ma com'è possibile che c'è tutta questa confusione? Crocco gli rispose:
Presidente, io sono molto famoso, è venuta tutta potenza, manca solo San Gerardo, che era il patrono della città. E in carcere per 30 anni continuò a fare quello che voleva fare. Veniva visitato da studenti, da medici, antropologi. E come abbiamo detto qualche minuto fa, questo capitano di fanteria, insieme ad altri, in realtà Crocco scrisse tre versioni delle sue memorie, ma quella più celebre è questa che fu pubblicata dal capitano Massa, che già all'epoca fu un best seller e da allora è stata ristampata, pensate, 8 o 10 volte. E la loro vita finì così. Crocco Pallavicini morì nel 1901, Crocco morì 4 anni dopo, il loro mondo era finito per sempre, però il mito assunse strade particolari. Pallavicini, l'uomo silenzioso, riservato, taciturno, sobrio, l'uomo delle operazioni speciali, era uscito in silenzio dal palcoscenico e uscì in silenzio dalla storia, non lo ricorda più nessuno. Carmine Crocco, il brigante sconfitto, incarcerato, la stella del brigantaggio, vide la sua fama rinnovarsi di generazione in generazione, prima come tremendo brigante, poi come bandito sociale, poi come quasi eroe patriottico. Tant'è vero, le diapositive alla fine non le abbiamo usate più, però magari mettiamo giusto queste due, va. Ne avevamo molte, ma le possiamo tagliare tutte, è più divertente così, senza diapositive. Tant'è vero che oggi Carmine Crocco è diventato un marchio che possiamo trovare anche nei tovagliolini per bambini, perché il mito, la sua leggenda, era continuata così tanto da poter diventare una leggenda disponibile per qualsiasi uso. Invece Pallavicini era uscito così in silenzio che anche forse il suo contributo più importante alla storia d'Italia, cioè aver impedito ad Aspromonte la distruzione del complesso complicato accordo risorgimentale, lo vide anche lì in silenzio. Questo è un quadro molto famoso di Induno, molti di voi l'avranno visto, il trasporto di Garibaldi ferito da Aspromonte, Pallavicini non c'è più neppure nel quadro. Ovviamente questo può raccontarci molte cose. Dal mio punto di vista significa innanzitutto una cosa, e cioè che queste storie, questi protagonisti, Pallavicini e Crocco, sono personaggi affascinanti. A prescindere dai caratteri, a prescindere dalle storie, sono affascinanti se li collochiamo nella loro epoca, perché ci parlano come uomini del loro mondo. Se li utilizziamo per il discorso pubblico, possono appassionare qualcuno, ma facciamo un torto al discorso pubblico e facciamo un torto anche alla storia. Grazie.